L'Italia divenuta repubblica, l'abbiamo visto nella precedente puntata: non aveva più un re e non aveva un presidente di pieno diritto, anche perché mancava la Costituzione. Capo provvisorio dello Stato era Enrico De Nicola. Alcide De Gasperi guidava un governo che, nella sua composizione, rispecchiava gli equilibri del Comitato di Liberazione Nazionale antifascista. Alcide De Gasperi, il Trentino prestato all'Italia, il bibliotecario vaticano emerso da quelle penombre a oltre 60 anni per governare un paese devastato, può essere considerato un grande statista, secondo Ma, lei? Un grande statista, sul sostantivo sono d'accordo. Statista. Non su statista. Sull'aggettivo, no? Perché per essere un grande statista. Bisogna che ci sia un grande Stato. Eh, ora De Gasperi non aveva dietro di sé nessuno Stato, cioè un, aveva un cumulo di macerie, perché a questo era ridotto lo Stato italiano, però, però aveva il senso dello Stato. E lo aveva perché? Perché lui il suo tirocinio politico lo aveva fatto in Austria. Lui era stato deputato del Trentino nel Parlamento austriaco, cioè nel Parlamento che faceva capo a uno Stato che era un super Stato in tutti i sensi, in quanto che essendo una multinazionale, una multietnica, l'Austria dominava l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Croazia, eccetera, eccetera, quindi era una multinazionale. Aveva bisogno di uno Stato forte, con le istituzioni forti e con un personale amministrativo molto ben scelto e, e l'Austria fu appunto questo. E, e lì De Gasperi imparò che cos'è cos uno Stato. Ecco, eh, le, ecco eh, la, ci fu anche un altro uomo in Italia in quel momento che aveva il senso dello Stato e fu Einaudi. E in Audi presidente della Repubblica perché? Perché era un piemontese, veniva cioè dal Piemonte, da una regione che da secoli era stato uno Stato, un piccolo Stato antiquato, eh, con, con panorami ristretti, chiuso nelle sue montagne. Ma uno Stato che aveva allevato. Un personale di Stato e in audi apparteneva. Come faceva De Gasperi, che aveva passato tanti anni alla Biblioteca Vaticana, no? gli anni del fascismo, a essere un, capo, un grande capo di governo. In fondo non aveva esperienza. Non aveva esperienza, ma era l'unico che avesse il senso dello Stato. E questo lo si vide subito. De Gasperi aveva avuto una vita estremamente difficile nel ventennio fascista, perché. Era rimasto nella biblioteca vaticana malgrado il papa, che era prima Paparatti Pio XI, che non volle mai riceverlo. Perché? E perché Paparatti faceva la politica eh, filofascista, diciamo la verità, insomma, non voleva rogne col regime fascista, eh, un regime fascista impersonato dall'uomo della provvidenza che era che era Mussolini, e quindi non volle mai ricevere, ricevere ehm, De Gasperi. De Gasperi fu tenuto a uno stipendio di fame, se non di fame di appetito, insomma così per vent'anni. Però, però rimaneva De Gasperi: cioè l'unico l'unico democristiano. Che, fosse, che avesse il senso dello Stato anche perché non era un clericale, mentre i suoi successori erano clericali, che non credevano in Dio, ma che ma clericali. E lui, invece De Gasperi, credeva in Dio, ma non era un clericale. Il duro Mario Scelba, democristiano, ministro dell'interno, e Palmiro Togliatti, ministro della giustizia, erano alle prese con la criminalità di un paese le cui strutture erano state devastate. E proprio Togliatti emanò disposizioni draconiane contro i delinquenti comuni mentre varava un'amnistia politica che liquidasse i conti delle precedenti sanguinose violenze. Senta, e invece l'altro protagonista, Palmiro Togliatti, ebbe veramente, come i suoi estimatori sostengono, una visione politica autonoma, lo si è perfino definito il cavour del Novecento, oppure fu l'esecutore servile degli ordini di Stalin, perlomeno finché Stalin fu vivo? Ecco, anche qui bisogna distinguere fra il sostantivo e l'aggettivo, fra l'esecutore... E il servile. È difficile sapere che cosa, sta, che cosa fu Togliatti, perché Togliatti non ha lasciato memoriali, non ha lasciato diario, che cosa pensasse Togliatti non lo ha mai saputo nessuno, credo nemmeno la sua compagna Nil Deiotti. Si può dire che è stato un esecutore fedele degli ordini, degli ordini di Stalin. Lo è stato sempre e per questo aveva, godeva la fiducia di Stalin. Però io ho sempre avuto il sospetto che nella confezione di questi ordini, specie per quanto riguardava l'Italia, ci fosse sempre in un modo o nell'altro lo zampino di Togliatti. Cioè se, se Stalin avesse dato a Togliatti l'ordine di bruciare Roma, Togliatti avrebbe bruciato Roma. Però credo che Stalin non, non abbia mai dato quest'ordine perché Togliatti faceva in modo che non glielo desse. È molto complicato. Quindi cos'era un grande diplomatico? Eh? Era, era un diplomatico, un diplomatico per sé, soprattutto perché un uomo sopravvissuto a 25 o 30 anni di mosca senza finire in galera processato contro il muro beh questo è uno dei grandi cazzoni sono, sono pochi ecco ma invece lui non era uno statista per esempio non poteva essere uno statista perché i comunisti non hanno lo Stato nel sangue i comunisti hanno il partito Stalin non è mai stato capo dello Stato e nemmeno capo del governo, era capo del partito. Il potere nei regimi comunisti non sta né nello Stato né nel governo, ma nel sta partito. nel partito. Ecco, ma tutti questi anni... Ecco, mentre De Gasperi stava nella biblioteca vaticana, per cui bene o male comunque era in Italia, respirava l'aria italiana, sì. viveva una vita modesta in Italia. Ecco, in fondo eh, Togliatti era diventato russo in qualche maniera, no? se ha vissuto così tanti anni a Mosca. Ma certamente Togliatti era diventato ecco, russo. E lui allora conosceva l'Italia quando tornò. Ma eh, io credo che a un comunista che veniva da Mosca la conoscenza dell'Italia importasse poco. Lui sapeva benissimo che se il comunismo si fosse installato in Italia sarebbe stato un comunismo russo, perché non c'erano altri modelli, perché l'unico uni, regime comunista che Stalin tollerasse, che la Russia tollera, tol 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 era il regime stalinista. Quindi non aveva bisogno eh, di conoscere bene l'Italia, a parte il fatto che forse anche la conosceva. Ecco, ma era un capo, però, era eh beh, stato un capo a essere un capo. Eh, lui era designato alla, come dire, alla direzione eh, del Partito Comunista dal fatto di essere l'unico italiano che godeva la fiducia di Stalin. Per guadagnarsi questa fiducia, certamente lui aveva sempre dovuto obbedire a Stalin, questo non c'è dubbio. Ecco, lei, Montanelli, in quell'epoca, grande inviato del Corriere della Sera, giornalista quindi di fama importante, che rapporti aveva con De Gasperi e con Togliatti e che rapporti avevano loro con lei? Io, con Togliatti, io non ho mai incontrato Togliatti, non ho mai parlato con lui, eh, credo. Di non averne mai goduto le simpatie, se per caso lui avesse pensato qualche volta a me. E quindi, quanto a De Gasperi, gliel'ho detto, io ho avuto con lui qualche, qualche rapporto eh, diciamo a distanza, non ci siamo mai dati del tu. De Gasperi manteneva le distanze, ma io mi feci un'idea di lui a Parigi alla conferenza della pace. Quando De Gasperi si presentò e con una miscela perfettamente dosata di umiltà e di dignità, disse, a, disse ai, ai convenuti e al, al tavolo della, della pace, cioè ai vincitori della guerra: So benissimo che, che qui tutto è contro di me, che rappresento un paese vinto. Salvo la vostra personale cortesia.